Buona visione da Diavolina, tutta la magia del fuoco. Alcar, your wheel partner. D-Link, benvenuto nella casa del futuro. Carissimi amici di Safe Drive, buonasera e ben ritrovati in studio per una nuova emozionante puntata della vostra guida ai motori. Andiamo quindi insieme subito a scoprire quali saranno le protagoniste di oggi. Parleremo di Jaguar con la nuova versione 4x4 riservata alla più potente tra le F-Type. Andremo anche in casa di Citroën, Renault Espace, vicinissima al debutto sul mercato, e poi torneremo anche sui marchi premium con Mercedes CLA Shooting Brake. Ancora spazio con i nostri ospiti in studio per parlare di tanti altri approfondimenti e di ultime news, ovviamente. Quindi spazio alla regia per un brevissimo spazio pubblicitario e poi al via questa nuova puntata di Safe Drive. Che bello tesoro, non mi ricordo neanche quando sia stata l'ultima volta che li abbiamo visti. Siamo felicissimi di averli qua. No, ragazzi, siamo veramente contentissimi, è proprio bello averli qua. Beh, sediamoci, tra un certo l'angolino il vino c'è già, quindi a posto. Che bello. Sì, ma qua ci stiamo dimenticando qualcosa, eh? Il fuoco? Accendiamo il camino, amore. Ah, ottima idea, allora me ne occupo io. Magari ci penso io. Ma che diavolina stai dicendo, per favore, guarda. Guarda che mia moglie, ad accendere il fuoco, è la numero uno. Con Diavolina accendi fuoco 40 cubi, è tutto semplice ed immediato. Non a caso Diavolina è il prodotto più usato e venduto in Italia. È ideale per chi possiede barbecue, stufe, camini. Appunto li vuole utilizzare in modo pratico e sicuro. Allora facciamo un bel brindisi a Diavolina, eh? E il fuoco non è più un problema. Diavolina, tutta la magia del fuoco. E per la salvaguardia della tua stufa a pellet, ricorda di usare Diavolina pulitore stufa a pellet. Un vero bolide da 300 km orari. La Jaguar F-Type nella sua versione più graffiante, più performante, la R oggi è anche a trazione integrale, all-wheel drive, per dirla insomma nella sua lingua madre, un vantaggio in più per gestire al meglio i suoi 551 cavalli. Scopriamo tutto e ci spiega meglio il nostro prossimo servizio. Jaguar amplia la famiglia della sua ultima sportiva, la F-Type, ora disponibile anche con trazione integrale e cambio manuale. Salgono così a 14 le varianti in gamma per la due posti britannica, che strizza l'occhio ad una clientela d'élite disposta a spendere sino a 124.000 euro per la versione convertible R, dotata del motore supercharged 5.000 V8 e l'innovativo sistema all-wheel drive. La casa del Jaguaro ha introdotto per la prima volta la trazione integrale nel 2012 sui modelli XF e XJ. A 3 anni di distanza, i benefici di questo sistema vengono messi a disposizione anche su una supersportiva come la F-Type, senza tuttavia mettere a repentaglio le performance del veicolo. La sportività è infatti preservata dalla tecnologia Intelligent Driveline Dynamics, che gestisce on demand la trazione integrale. L'utilizzo di questa macchina deve dare un'esperienza di guida piacevole e quindi la trazione rimane nella guida normale più che altro nella trazione posteriore. Solo in caso di bisogno si bilancia metà nella trazione anteriore e metà posteriore. Quindi diciamo quello che vuole rimanere inalterato è proprio questo grande piacere di guida, esaltato anche da questo servosterzo assistito automatico che è molto interessante perché è il primo approccio che uno ha alla guida della vettura. Jaguar F-Type All-Wheel Drive si distingue anche dal punto di vista estetico. Il fascino rimane pressoché intatto, ma il cofano assume una leggera bombatura e le prese d'aria vengono spostate in avanti. Il cambio manuale e la trazione AVD non saranno però disponibili per tutte le versioni. La trasmissione a 6 marce è proposta in optional con la motorizzazione V6 sovralimentata.
mentre l'all-wheel drive può essere richiesto con i modelli F-Type S3000Q6 da 380 cavalli e F-Type R. Manie di grandezza a parte, però, per parcheggiare una Jaguar F-Type nel proprio garage sono sufficienti, si fa per dire, 68.000 euro. E questo infatti il prezzo del modello base in versione coupé con propulsore 3000V6 da 340 cavalli e cambio manuale. Con il nostro ospite di oggi parleremo di Hyundai, un marchio che più degli altri ha saputo rinnovare la gamma, oggi davvero praticamente tutta nuova. E allora scopriamo assieme quale tra le novità Hyundai sarà la protagonista nel nostro studio. Assolutamente vero, oggi in studio parliamo di Hyundai e quando si parla di Hyundai c'è davvero molto da dire. Lo facciamo con Andrea Crespi, direttore generale di Hyundai Italia. Grazie ad essere venuto innanzitutto. Grazie a te e a tutti i tuoi ascoltatori. C'è molto da dire perché voi la gamma la rinnovate in continuazione, noi giornalisti dobbiamo far fatica a starvi dietro. In studio oggi ci hai portato una i20, la novità, la vostra forse. La vera novità di questo inizio d'anno, di questo primo trimestre, è già un grandissimo successo. Pensa che questa vettura per Hyundai non ha mai venduto così come stiamo facendo adesso, quindi non abbiamo mai superato una quota di mercato critica diciamo dell'1% e oggi ci affacciamo in piena regola a ridosso del 3% di quota di mercato, quindi veramente un larghissimo pubblico si sta avvicinando alla nuova i20. E questo, consentimi di dire, alla faccia di chi forse aveva arricciato il naso quando è stata introdotta questa novità e pensava che forse poteva fare ombra in qualche modo alla vostra più piccola i10, vero? Assolutamente, innanzitutto è un prodotto veramente desiderato dai clienti per il suo stile, per il suo spazio, per il suo piacere di guida e poi assolutamente protegge e comunque non si sovrappone con l'offerta della nuova i10 che ormai da un anno è al top del segmento e assolutamente favorita da tutti quanti il grande pubblico. Ecco, per chi dovesse puntare a questa vettura, sceglierla, quale motorizzazione trova in gamma? Allora, questa vettura la proponiamo sia con motorizzazioni benzina, diesel e a brevissimo, vi do una notizia, arriverà anche la motorizzazione GPL. Le motorizzazioni di punta sono il 1200 benzina 84 cavalli e il 1100 diesel, 3 cilindri, un motore veramente elastico che farà la differenza per questa vettura e per l'offerta di nuovo dei clienti di questo segmento che ovviamente sono sempre attenti, diciamo, del costo di guida e del costo di esercizio. Nel recente salone di Ginevra, tra l'altro ho avuto anche la fortuna di intervistarvi, ma parlavamo di Tucson. Cambiamo un attimino argomento e parliamo di questa altra grossa novità che vi riguarda da vicino. Questa è una novità entusiasmante che arriverà, diciamo, verso la fine dell'estate, anzi proprio dopo l'estate, ed è veramente il lancio per noi più importante perché quello è veramente il nostro simbolo, no? I SUV sono il nostro simbolo. Pensa che dal 2002, quando è stata lanciata la Santa Fe, ne sono stati venduti in Europa più di 1 milione, quindi è proprio un nostro territorio. E oggi ci arriviamo con una macchina completamente nuova, una piattaforma completamente rinnovata, con proprio un'affermazione, una nuova frontiera per il nostro brand e il nostro prodotto. Con la nuova Tucson. E quindi mi piace dare subito appuntamento, diciamo, già a settembre a tutti quanti i nostri ascoltatori per venire a scoprire questo prodotto che credo entusiasmerà e sorprenderà tantissimo il pubblico. Mi dicevi, uno dei vostri punti di forza appunto sono le SUV, mi viene in mente X35, questo splendido SUV che tra l'altro ha avuto anche grande successo. Ecco, va in pensione? Cioè Tucson, che cosa avviene esattamente all'interno della vostra gamma? Lo sostituisce? Tucson è qualcosa di più? Diciamo che la Tucson va proprio a rimpiazzare la X35. E, ovviamente abbiamo cambiato il nome, abbiamo cambiato anche proprio di per sé tutta la piattaforma, il progetto è completamente nuovo, proprio perché pensiamo che ovviamente non si abbandona mai quello che si è già fatto e il grande successo di X35, ma lo si evolve, lo si porta ancora più, diciamo, a consegnare ancora più valore al cliente, a dargli un'esperienza di guida e un'esperienza di versatilità che noi pensiamo possa essere unica. Dicevamo della vostra virgolette infinita gamma,
E tra l'altro rinnovata, quali sono gli recenti restyling che riguardano altri restyling che riguardano citavi prima il Salone di Ginevra. Beh, io ti devo confessare che sul Salone di Ginevra ero un po' imbarazzato, perché ovunque mi giravo vedevo una novità di prodotto. Quindi non solo l'i10, che è recentissima, ma la nuova i20, che abbiamo presentato anche nella versione coupé, quindi nella sua versione tre porte, un piccolo segmento, ma anche qui con un'offerta di sportività e versatilità estremamente importante. Poi abbiamo rinnovato tutto il segmento C, quindi la nuova i30, nelle versioni 5 porte, station wagon, quindi anche lì un design completamente nuovo. La nuova X20, ovvero sia la monovolume compatta di segmento B, e poi ancora la i40, forse il facelift più riuscito per l'ammiraglia di casa. Senza dimenticare poi le altre novità di prodotto che stanno per entrare, che sono ancora un facelift per la Santa Fe, e quindi comunque una gamma che in realtà ha un'anzianità veramente di pochissimi mesi. Apro una parentesi, per quello che riguarda il fronte green, cioè le energie alternative, Hyundai, quali sono le prospettive? Beh, Hyundai, diciamo, è, lo posso veramente dire, è leader nel settore della propulsione a idrogeno. La nostra X35 a propulsione a idrogeno ha sostanzialmente è la prima vettura prodotta di serie in questo segmento. Altri costruttori stanno seguendo, ma abbiamo già fatto, ci sono già utenti che guidano queste vetture. Ovviamente ancora siamo in un progetto, diciamo, in progetti sperimentali o in progetti estremamente pionieristici. Però oggi, se tu vai sul sito di Hyundai Italia, all'interno dei modelli vedi le caratteristiche e esiste la vettura fuel cell, quindi a celle combustibile. Cambiamo argomento, parliamo di sport. Nel 2013 avete iniziato questa grossa avventura pensando al VRC, il vostro impegno al VRC, che poi si è concretizzato nel 2014, state proseguendo, grande successo state raccogliendo, e soprattutto volevo chiederti nel dettaglio, in particolare, quali sono i vantaggi, se ci sono, se già li avvertite sul mercato. Ma guarda, ti devo dire, sul mercato ovviamente è un investimento di lungo periodo, perché a parte, diciamo, ciò che è avvenuto nel passato già con il brand Hyundai, la ricaduta tra virgolette commerciale del mondiale rally sulle vendite o sull'immagine di marca, è ovviamente un investimento di medio-lungo periodo. Ovviamente siamo molto molto contenti di ciò che sta avvenendo sul campo sportivo del rally. Non è facile entrare ed essere subito protagonisti, finire le gare, conquistare dei podi, vincere delle gare come è avvenuto a noi. E credo che la velocità con la quale è stata impiantata la Hyundai Motorsport, i risultati che stanno venendo, e soprattutto piloti giovani estremamente veloci, ci potranno veramente togliere delle soddisfazioni nel breve passato. E ovviamente tanto più vinceremo, tanto più l'immagine di marca e comunque la conoscenza di Hyundai si potrà accrescere nel pubblico. Bene, grazie Andrea, io ti ringrazio di essere venuto nei nostri studi, e naturalmente io vi lascio ai servizi di Safe Drive. Ciao. Prova della settimana dedicata a Citroën, e andremo a guidare Citroën C3 Picasso. Non è una novità in assoluto, questa vettura è nata ormai 6 anni or sono e si è conquistata però una fetta importante della nicchia delle monovolume compatte. Questa settimana proveremo un allestimento inedito in casa Citroën, cioè la versione Cinema. Qualche numero, dicevamo, una monovolume compatta, 4,10 m, 1,63 di altezza senza le barre porta tutto, ma in questa sorta di cubo simpatico, muscoloso, con un frontale molto personale, abbiamo tanto spazio interno. 5 posti comodi col sedile posteriore che può scorrere longitudinalmente, una capacità di carico che oscilla tra i 380 litri ad oltre 1500. Dunque direi che l'abitabilità e la capacità di carico è il punto forte di questa monovolume. Esternamente la nostra Exclusive Cinema si riconosce per alcuni dettagli, ad esempio il contrasto tra il tetto nero, un nero lucido che ritroviamo nelle coppe degli specchi retrovisori, e nei paraurti anteriore e posteriore. Poi alcuni dettagli altrettanto interessanti, le ruote in lega da 17 pollici, bicolore diamantate, dunque
un aspetto importante e sciccoso e nello stesso tempo importante nella gestione della guidabilità. Decisamente ampia la gamma motori di Citroën C3 Picasso. In questo caso abbiamo il diesel 1.6 che nel frattempo si è evoluto. Indubbiamente Euro 6, sistema start and stop, 92 cavalli, direi una potenza equilibrata per una vettura leggera, e con questo motore riusciamo a percorrere oltre 20 km con un litro e avere il giusto brio utile nei sorpassi. E adesso vi svelo perché questo C3 Picasso si chiama Cinema. Innanzitutto una chiavetta USB, un telecomando e due cuffie wireless che dialogano con due schermi singoli dove è possibile vedere dei file audio e video. Dunque chi siede dietro ha fortuna di vivere questa vettura proprio come se fosse al cinema e poter selezionare attraverso un menu personalizzato le immagini precedentemente caricate. Alla guida della Citroën C3 Picasso indubbiamente si apprezza la posizione di guida e il grande spazio e la luminosità in ogni direzione, dunque da questo punto di vista nel traffico è un toccasana. E poi un sedile largo, un sedile imbottito, un po' una caratteristica delle vetture francesi, impreziosito da alcuni dettagli nella versione exclusive come il volante in pelle e con alcuni dettagli in finto alluminio a rendere tutto un pochino più moderno. Negli anni è diventata estremamente interessante, specialmente con questi diesel che nel caso della vettura che stiamo provando è un 1.6 da 92 cavalli, un 1.6 che permette di raggiungere dove fosse possibile la velocità di 174 km all'ora e di accelerare da 0 a 100 in 13 secondi e 4. Nella guida si apprezza la stabilità perché C3 Picasso è molto larga, ha un baricentro abbastanza basso e nonostante sia a tutti gli effetti una monovolume permette una guida sufficientemente brillante e permette anche un po' di divertirsi con la massima sicurezza. E per chi siede dietro, un divanetto diviso due terzi e un terzo, con i sedili che possono scorrere longitudinalmente, e poi l'abbattimento è estremamente facile, semplice e si crea un piano di carico lineare per sfruttare fino in fondo gli oltre 1500 litri di carico che Citroën C3 Picasso può offrire. A distanza di alcuni anni dal suo debutto possiamo dire che C3 Picasso, in questo caso Exclusive Cinema, ha raggiunto la completa maturità. Una vettura polivalente, una vettura funzionale, una vettura con un prezzo d'acquisto interessante. 22.000 euro, ma stiamo parlando di una versione full optional e anche con qualche gadget in più, con un motore da 92 cavalli turbo diesel, estremamente parco nei consumi, che ci permette di percorrere tanti, tanti chilometri con grande comfort e sicurezza. È ora giunto il momento di parlare della nostra iniziativa Tester per un giorno. Per chi ancora non lo sapesse, e le modalità ve le racconterò dopo, ricordiamo che insieme ai nostri partner automobilismo, il giornale pitstopadvisor.com, ti offriamo l'opportunità di diventare sì giornalista per un giorno e quindi di provare anche nel panorama delle quattro ruote delle macchine straordinarie. Scopriamo tutto nella scheda che ha preparato per noi la nostra redazione. Tivoli è il nuovissimo crossover di segmento B di SsangYong, caratterizzato da un design urbano dinamico rivolto ad un pubblico smart in cerca di individualità, spazio e praticità. Certamente si appresta a competere sul mercato globale dei subcompatti. Tivoli, frutto di 42 mesi di sviluppo e di un investimento pari a 280 milioni di euro, è anche il primo modello a vedere la luce dopo la fusione di SsangYong con Mahindra e Mahindra. Due le motorizzazioni, la nuova unità EXDI da 1,6 litri, un diesel dalle ottime prestazioni e un benzina EXGI 160 da 1,6 litri progettato per garantire economia dei consumi. Entrambi i propulsori possono essere abbinati al cambio manuale o automatico e alla trazione a due o quattro ruote motrici. Sicurezza ai vertici della categoria con una dotazione completa e 7 airbag. C'è poi il programma ESP multifunzione, il sistema di protezione attiva anti-ribaltamento, i dispositivi di assistenza alla frenata e alle ripartenze in salita. La versione a benzina sarà lanciata in Europa e nel resto del mondo a partire da maggio, mentre modelli diesel e a trazione integrale arriveranno sul mercato il prossimo luglio. Iscrivetevi attraverso il forum dedicato che trovate nei siti dei media partner dell'iniziativa e scrivere tre articoli che andranno pubblicati su il giornale pitstopadvisor.com e su Automobilismo. E naturalmente vi contatteremo anche per realizzare un servizio televisivo che andrà in onda proprio qui negli studi di Safe Drive.
e che tutti quanti potranno vedere. Per cui vi aspettiamo numerosi, affrettatevi, iscrivetevi immediatamente. Adesso spazio alla pubblicità e poi ancora insieme per tantissime news e tanti approfondimenti. A più tardi. Diavolina, tutta la magia del fuoco. Alcar, your real partner. D-Link, benvenuto nella casa del futuro. Vi aspettano. Dopo la pubblicità, Safe Drive prosegue con Diavolina, tutta la magia del fuoco. Alcar, your real partner. D-Link, benvenuto nella casa del futuro. Che diavolina stai facendo? Ma che cosa usi per accendere il camino, ti prego? Ma già, dimenticavo che c'è Elisa che sa far tutto. Ah sì, lui bello, ma bravo zero, eh. Non ti arrabbiare, ti faccio vedere io, basta che butti giù i giornali. Puoi usare diavolina Green Power Eco Ricci, in grado di garantire un'accensione naturale senza odori, per camini, stufe, barbecue. All'interno della confezione trovi 24 spirali in legno di abete, prodotti con energie rinnovabili, che garantiscono una fiamma intensa per oltre 10 minuti. Con Green Power, diavolina è sempre più verde. Segui le tue emozioni e troverai la tua strada. Tu e la strada, una cosa sola. Pneumatici Hankook, partner ufficiale UEFA Europa League. Sicurauto.it, news, tecnologie, aftermarket, consigli e guide utili sull'auto come non le hai mai viste prima. Bentornati in nostra compagnia, amici di Safe Drive. In questa seconda parte avremo ancora tante cose da raccontarci e tante cose da mostrare. Diamo quindi subito la linea alla regia per le ultimissime dalla redazione e poi torneremo insieme per parlare di Renault Espace e tanto ancora. Spazio alle news. Il Vega Editrice Day 2015 ha puntato i riflettori su tre importanti avvenimenti. Una premiazione e due compleanni, che indicano la vitalità di questa casa editrice, leader nell'informazione sui veicoli commerciali, dai furgoni leggeri agli autobus e ai tir. Personaggio dell'anno è stato nominato Heinz-Jürgen Löw, direttore vendite e marketing di MAN, il quale ha ricordato che senza camion sarebbe quasi impossibile consegnare le 22 tonnellate di merci che ogni anno movimenta ciascun cittadino che vive nelle aree urbane dell'Europa. Nella elegante cornice del ristorante Saint George Premier, situato nel Parco Reale di Monza, accanto alla famosa pista con la parabolica e con tre gigantesche motrici MAN a fare da testimonial, sono stati festeggiati i 25 anni di vita del mensile Il Mondo dei Trasporti. Il fiore all'occhiello è tuttavia rappresentato dalla settima edizione dell'annuario Trucks and Van, ancora più completo e più facile da consultare, uno strumento prezioso per chi opera in questo campo, dai giornalisti ai venditori. Citroën e Tinkoff Saxo hanno siglato un accordo di collaborazione di 2 anni, che vede 6 affiliate europee della casa francese fornire 24 veicoli che il team ciclistico professionistico utilizzerà nelle gare europee. Si tratta principalmente di Citroën C5 Tourer, l'ammiraglia che accompagnerà gli atleti in gara, 2 Citroën Jumper per il trasporto di bici, pezzi di ricambio e materiale tecnico, e di 2 Citroën Jumpy per gli spostamenti e trasferte. Il team Tinkoff Saxo vanta ciclisti di fama mondiale, come l'italiano Ivan Basso, lo spagnolo Alberto Contador, lo slovacco Peter Sagan ed il polacco Rafał Majka, tutti ingaggiati come testimonial del marchio francese nei rispettivi paesi di appartenenza. Capostipite nel segmento delle monovolume per famiglia, Renault Espace torna con una generazione davvero tutta nuova, dalla dotazione tecnologica all'avanguardia. Ve l'avevamo già anticipata qui a Safe Drive, ma oggi è davvero pronta per il suo debutto sul mercato previsto per questa primavera. Scopriamola insieme in questo servizio. Renault Espace compie 30 anni e arriva alla quinta generazione. Un'evoluzione che in quest'ultima versione si basa su alcuni capisaldi come il design da crossover, il downsizing dei motori, una cura nei sistemi di infotainment e sicurezza assieme al comfort e all'abitabilità. Oggi reinventiamo l'Espace per essere più in linea con la domanda del mercato che cerca un crossover, e Espace è un crossover a tutti gli effetti perché ha un'anima da SUV, mantiene il suo DNA da monovolume e si guida come una berlina. Innanzitutto l'ultima Espace è disponibile con una sola carrozzeria, le cui dimensioni massime sono di 4,85 metri, come la precedente versione lunga.
rispetto al passato è cresciuta l'altezza minima da terra, ma non quella generale. In poche parole, l'Espace 5 è più slanciata e, grazie alle maxi ruote da 19 pollici, più grintosa. All'interno troviamo 5 posti comodi suddivisi in altrettante sedute singole ampiamente regolabili. Volendo si può scegliere la configurazione a 7 posti con 3 file di sedute, 2 più 3 più 2. Una volta richiusi scompaiono sul pianale, liberando lo spazio per il carico. Un carico che può superare abbondantemente i 2000 litri. Una sola carrozzeria, gli ultimi 2 posti sono in opzione, ma la vettura è disponibile anche a 7 posti ed è molto modulare, molto pratica, perché abbiamo anche questo sistema che si chiama One Touch, che permette in modo elettronico di abbassare i sedili della seconda e della terza fila senza doverli estrarre dalla vettura come era nel passato. All'interno spicca una plancia di stile aeronautico con un piccolo cruscotto, perché la maggior parte delle informazioni e dei comandi viene gestita da un display touch da 9 pollici posizionato verticalmente. Da questa sorta di centralina multimediale si comanda il GPS, il telefono, il climatizzatore, ma anche il massaggio lombare automatico dei sedili anteriori e la regolazione delle sospensioni, sterzo, cambio e risposta dell'acceleratore attraverso 5 diverse personalizzazioni. Per i motori la parola d'ordine è 1.6 turbo, un diesel con 2 livelli di potenza, 130 e 160 cavalli, e il benzina da 200. Per il diesel, manuale o automatico a 6 rapporti, che diventano 7 per il benzina. 3 allestimenti, Zen, Active e Initial, con prezzi che partono da 32.900 euro per arrivare a sfiorare i 47.000 con la 1.6 DCI 160 cavalli Initial a 7 posti. La gamma Espace sarà disponibile nelle concessionarie dalla fine di aprile. Arriva la sua 54esima edizione, la Milano Design Week, un evento che negli anni ha ottenuto sempre più importanza e consenso tra il pubblico e che anima il capoluogo lombardo dal 14 al 19 aprile, con un calendario ricco di eventi. I principali appuntamenti sono nelle zone in di Milano, dal quadrilatero della moda Corso Como, da via Tortona fino alla zona di Brera. Una grande festa con oltre 1.000 eventi, in contemporanea con il Salone del Mobile, che confermano Milano come la capitale del design. Da sempre il mondo dell'auto è strettamente legato a quello del design e non c'è vetrina migliore del fuori salone per esporre e dibattere su mode, stile e progetti per una mobilità futura. Proprio presso il Salone d'Onore della Triennale di Milano, Citroën espone la C4 Cactus, neo vincitrice del premio World Car Design of the Year 2015. Sì, certamente, Cactus ha nel valore del design e dello stile uno degli elementi forti, per cui non potevamo mancare alla Design Week, che è l'evento internazionale per quanto riguarda il design. E lo facciamo in particolare proprio qui alla Triennale, che è un po' il pantheon del design. Lo facciamo in questo bellissimo salone d'onore della Triennale, in cui viene esposta C4 Cactus come un vero oggetto di design, alla pari di altri oggetti di design, in questo caso legati al mondo dell'arredamento, che costituiscono delle vere icone nel mondo appunto del design stesso. Cactus, come abbiamo visto, ha vinto una trentina di premi legati al mondo del design automobilistico. L'ultimo in ordine di tempo, forse il più importante, è l'auto, il World Design of the Year, consegnato pochi giorni fa al Salone di New York. Un ulteriore riconoscimento delle qualità stilistiche, perché con questa vettura hanno riconosciuto veramente un passo avanti, un'innovazione, delle idee innovative per quanto riguarda il design, moderne, un design originale, immediatamente riconoscibile, che apporta veramente qualcosa di nuovo, di diverso, in un panorama che è piuttosto standardizzato. Allora, questo è la nostra strategia per questo prodotto, ma anche per i prodotti futuri. Ci saranno sempre delle Citroën caratterizzate da un design particolare, da un'originalità delle forme che le rende subito identificabili. E questa è una strategia che funziona anche dal punto di vista commerciale,
il risvolto commerciale è fondamentale. Abbiamo avuto più di 60.000 clienti dal lancio che è avvenuto a settembre. Siamo molto contenti, vuol dire che questa strategia funziona, che il pubblico segue queste innovazioni di Citroën, è in grado di capirne la portata e questo ci fa molto piacere e ci consolida nella nostra attività. In casa Lexus, l'unico marchio premium ad avere una gamma completamente ibrida, gioca un ruolo fondamentale l'esperienza di guida abbinata ai sensi come la vista, perché il design dell'auto deve essere appagante, il suono, che richiama la perfetta silenziosità dei suoi propulsori ibridi, ed il tatto, tramite l'utilizzo di materiali pregiati per gli interni. Oltre al viaggio sensoriale, il brand di lusso giapponese espone in via Tortona la concept car LFSA, in grado di prefigurare le linee innovative di una futura city car, e promuove i giovani designer con il premio internazionale Lexus Design Award 2015. Milano questa settimana diventa il cuore, la capitale del design, e per Lexus è fondamentale essere qui con un'esperienza estremamente coinvolgente che arriva addirittura dal Giappone e con la Lexus Design Award. Per il design per Lexus è un elemento fondamentale, sappiamo che il design è uno dei fattori di scelta di acquisto di un'auto, per anni abbiamo pensato di voler piacere a tutti, poi il fattore determinante è stato scegliere un design caratterizzante e polarizzante senza dover necessariamente piacere a tutti. I risultati ce lo dimostrano, quest'anno è stato l'anno migliore di Lexus a livello mondiale. E questa esperienza sensoriale fatta con un designer, Philip Nigro, e lo chef Hameo Oneda mostra e porta nel cuore della settimana del design l'esperienza di Lexus. Questa concept rappresenta per noi il futuro, l'evoluzione del design Lexus, la scelta stilistica di Lexus per i prossimi anni, e mostra sotto aspetti diversi, attraverso un gioco di riflessi e di specchi, tutti gli elementi particolari che caratterizzano l'auto e quindi questo design innovativo della LFSA. È bene ricordare che la Design Week è l'evento di contorno del Salone del Mobile, dove Ford è presente con numerosi oggetti di design ispirati alla nuova musa dell'ovale blu, la Ford GT, un vero omaggio all'indimenticata e indimenticabile, per design e meriti sportivi, Ford GT40. All'interno dello stand troviamo tanti oggetti di design extra mondo auto, come un calcio balilla, una barca a vela, perfino una chitarra blu elettrica. Il perché è facilmente spiegabile. Si tratta di oggetti tutti realizzati con pezzi di telaio della supersportiva. Ma oltre alla presenza all'interno del Salone del Mobile, Ford arricchisce via Tortona con un'installazione imponente di Attilio Stocchi dal titolo Favilla ad ogni luce una voce, che riflette su grande schermo le forme della Ford GT. In chiave Expo 2015, Peugeot presenta invece l'atteso Food Truck, l'unione intelligente tra gusto e design, oltre a una serie di oggetti artistici realizzati dal Peugeot Design Lab, l'atelier di stile del marchio francese, tra cui spicca un romantico pianoforte. Il marchio Peugeot ha questa grande possibilità data dalla sua storia, dal suo passato, dalla sua tradizione. 200 anni, più di 200 anni di storia di produzione industriale, cominciando proprio con oggetti, tra cui alcuni oggetti proprio legati all'alimentazione. Se pensiamo in macina caffè, macina pepe, macina sale. Quindi più di 200 anni di design industriale e più di 125 anni di design legato alla mobilità, e quindi biciclette, moto, automobili. Peugeot Design Lab ha costruito un oggetto incredibile, un oggetto particolare che è nato mixando veramente tutte quelle che sono le esperienze industriali del marchio. Vi parlavo prima della tradizione del costruire oggetti legati al mondo della cucina e della tradizione ovviamente di costruire oggetti legati al mondo della mobilità. Bene, dalla fusione di queste tradizioni è nato il food truck, una concept car, possiamo dire, che in un certo senso permette delle attività di intrattenimento come lo show cooking, perché in effetti dà la possibilità a un cuoco, a uno chef, di cucinare cibi, addirittura diciamo in un'ottica di produzione per 30 commensali, ma comunque soprattutto la possibilità di creare veramente degli show cooking, e per la sua conformazione show cooking, diciamo, in cui tutta la parte di lavorazione in cucina è visibile a tutti. E poi oltre a questo tipo di intrattenimento, ovviamente l'intrattenimento musicale, perché nel suo aprirsi quasi come una farfalla, il food truck permette anche uno spazio dedicato alla musica, perché ha un vero e proprio DJ set. Hyundai dal canto suo espone al Superstudio Più di via Tortona l'installazione Helio Curve, che celebra il legame tra la fluidità dei movimenti della natura e il design dell'auto.
Linee molto aggressive invece per la Concept Intrado, che anticipa le linee dei futuri SUV della casa coreana. È costruito con materiali ultraleggeri e propone una propulsione elettrica fuel cell a idrogeno. La Intrado è una vettura storica per quanto riguarda il marchio Hyundai, perché è stata la prima vettura presentata al Salone di Ginevra 2014, mai realizzata da Peter Schreier, ovvero sia il capo del design del gruppo Hyundai, quindi che comprende naturalmente la casa madre Hyundai e il marchio Kia. È una rivoluzione nel design perché anticipa a livello di una C-SUV, fondamentalmente di un SUV da città, quelle che sono poi le linee che si sono poi ricercate e che si sono viste nel modello Tucson presentato al Salone di Ginevra di quest'anno e che sarà in commercio da settembre del 2015. Oltretutto la Intrado si caratterizza per un nuovo e innovativo propulsore a cella combustibile simile a quello che già equipaggia la X35 Fuel Cell a idrogeno a zero emissioni, che permette una velocità di crociera di oltre 160 km/h e un'autonomia superiore a 600 km. Ma si caratterizza anche e soprattutto per degli splendidi interni molto particolari e che, dove si nota davvero la penna del grande Peter Schreier. Intrado è la vettura che ospita e che saluta gli appassionati che entrano alla Design Week e vedono la grande struttura Hyundai Helio Curve. Ovvero sia, abbiamo voluto ricercare un modo per trasmettere le emozioni della Fluidic Sculpture, ovvero sia il linguaggio stilistico che Hyundai ha adottato da anni per le proprie vetture, vetture passeggeri o SUV che siano, come nel caso della Intrado. E quindi la Helio Curve è questa bellissima fluida scultura che si muove piano piano e che fa capire, che mette in correlazione il moto, il tempo e lo spazio, e non per nulla è una delle più visitate e ammirate in assoluto alla Design Week di Milano. Appuntamento a settimana prossima per un secondo esclusivo approfondimento dedicato alla Design Week 2015 di Milano. Familiare ma senza rinunciare alle forme eleganti. Ci ha pensato Mercedes, che ha creato una nuova versione Shooting Brake per la CLA. Il risultato finale è una metà station e metà coupé che sembra davvero apprezzabile. Voi che cosa ne pensate? Beh, ce lo direte dopo aver visto il servizio di oggi. Unire il comfort di una vettura station wagon al fascino di una coupé è possibile. Mercedes-Benz ci è riuscita con la formula Shooting Brake, già introdotta nella gamma di alcuni suoi modelli di successo come la lussuosa CLS e ora disponibile anche per la CLA. Si amplia ancora quindi la famiglia delle vetture compatte della casa della Stella che insieme alla nuova classe A, alla classe B e alla GLA ora annovera nell'elenco anche la variante familiare della CLA, già presente in versione berlina. Pensata principalmente per attrarre nuovi clienti magari affezionati ad altri marchi premium concorrenti, la CLA Shooting Brake si distingue dalle più comuni station wagon per lo stile deciso, ma anche per il coefficiente aerodinamico del valore di 0,22, pari a quello di una vera coupé. Questa è una macchina un po' vistosa per quanto riguarda le sue caratteristiche estetiche, quindi non si passa inosservativo con quest'auto. E l'abbiamo dedicata a tutti quei clienti che fino ad oggi consideravano Mercedes un po' troppo serie, un po' troppo eleganti di classe. Gli avevamo voluto dare una macchina che ha tutta la base della sostanza di Mercedes-Benz, ma con un'aria un po' più appariscente. CLA Shooting Brake è di fatto una station wagon sportiva che offre però anche una grande praticità d'uso. Il bagagliaio infatti ha una capienza che da 595 litri può arrivare sino a 1354 abbattendo il divanetto posteriore. Si rivela pertanto una vettura adatta alla famiglia che può viaggiare in completo relax grazie alla dotazione di sicurezza attiva e passiva di alto livello. Tra i sistemi tecnologici principali figura il Collision Prevention Assist Plus, che come rivela il nome stesso, interviene automaticamente sul sistema frenante in caso di collisione.
La gamma si definirà con motorizzazioni diesel e benzina, due motorizzazioni diesel da 136 cavalli a 177 cavalli, entrambe disponibili con la trazione, anche con la trazione integrale, e quattro motorizzazioni a benzina che vanno dal 180 a 222 cavalli al mostro, alla CLA 45 AMG Shooting Brake da 360 cavalli, il 4 cilindri 2 litri più potente al mondo. Disponibile già da qualche giorno nelle concessionarie italiane, il listino si rivela allineato allo stile della vettura. I prezzi partono da 31.850 euro per la versione 180 a benzina e arrivano a 58.000 euro per la potente AMG da 360 cavalli. Ed eccoci alle battute finali, cari amici, anche questa puntata di Safe Drive è quasi terminata, ma qualche secondo prima di salutarvi per ricordarvi che potrete rimanere in contatto con noi 24 ore su 24, proprio come un pronto intervento, notte e tempo, con il nostro indirizzo internet www.safe-drive.it, ma non solo, con le pagine dei nostri social, Facebook, Twitter, ma anche scrivendoci all'indirizzo info@safe-drive.it, o se vorrete rivedere anche i nostri servizi che vi siete persi durante la puntata o anche nelle puntate precedenti, potrete andare sul canale di YouTube Safe Drive Channel. Quindi da me e da tutta la redazione un calorosissimo augurio di un buon weekend, buona serata, ci rivediamo la prossima settimana, un grande bacio, ciao! Arrivederci da Diavolina, tutta la magia del fuoco, Alcar, your wheel partner, D-Link, benvenuto nella casa del futuro.